Festival di Sanremo 2020. Chi sta vendendo più dischi? Pochi giorni fa si è conclusa la 70ª edizione del Festival di Sanremo. Oltre a darvi certamente le nostre impressioni, siamo qui a svelarvi qualche gossip, ma anche a darvi qualche numero, sia per quanto riguarda gli ascolti che le vendite dei dischi. Sappiamo tutti che il vincitore dell'ultima edizione della Kermesse Canora è stato Diodato. Ebbene, si mormora in giro che il cantante abbia dedicato tale brano alla sua ex fidanzata, Levante, anche lei partecipante al medesimo concorso. E che dire del discorso Morgan Bugo? Sappiamo tutti che durante la diretta è avvenuto un colpo di scena. Durante l'esibizione, l'ex frontman dei Blue Vertigo ha cambiato il testo delle parole della canzone, offendendo così il suo collega, il quale non ha proferito parola e quatto quatto ha abbandonato lo show. Ebbene, se dobbiamo essere sinceri, ci sta tanto di gossip apparecchiato. Molto probabilmente Morgan e Bugo hanno compreso che avrebbero creato più scalpore nell'agire in quella maniera, piuttosto che cantare un brano e successivamente passare nel dimenticatoio. In effetti, se ci pensate, Morgan viene invitato a destra e a manca per parlare di questo colpo di scena. Stessa cosa Bugo. I due continuano a colpevolizzarsi a vicenda e questo movimenta la TV, i giornali cartacei e milioni di siti web. Sappiamo bene che Morgan è un mago nel creare questo tipo di dinamiche. Basti pensare a qualche anno fa, quando abbandonò di punto in bianco, nella posizione di coach, la scuola di amici. Ormai è quasi normale che si faccia tutto questo per ascolti. Ed è proprio di ascolti che vogliamo parlarvi adesso. L'accoppiata Amadeus-Fiorello è piaciuta davvero. A nostro parere questa edizione non ha presentato momenti di noia, anzi è stato divertente e ha strappato più di un sorriso agli italiani, che in questo momento hanno bisogno di un po' di leggerezza. Vi riveliamo che l'ultima puntata della Kermesse Canora ha conquistato 11.477.000 spettatori, ottenendo così il 60,6% di share. Numeri importanti e soprattutto imbattibili. Come avete potuto notare, anche la stessa Mediaset non ha voluto competere, sapendo che neanche C'è posta per te sarebbe stato in grado di batterlo. Inoltre vogliamo anche esporvi le nostre umili sensazioni. Abbiamo quasi l'impressione che la musica stia cambiando. Se dobbiamo dire la verità, nessuno di quei brani ci ha fatto venire la pelle d'oca. Sembra quasi che i testi siano di una semplicità estrema, oseremmo dire quasi elementari. Ma veniamo al pezzo forte. Diodato ha vinto la 70ª edizione del festival, ma a distanza di qualche giorno, chi sta vendendo più dischi? C'è da dire però che la votazione ha suscitato scalpore nel mondo del web, perché non è possibile votare con il televoto, giuria demoscopica e sala stampa. È successo appunto come nel caso di Alberto Urso, che al televoto era secondo in classifica, mentre nella classifica finale risultava 12°. Ma come ben sappiamo, il giudizio del pubblico televisivo è sovrano ed è lui che alla fine acquista i brani. Ebbene, secondo l'airplay, ovvero la rotazione radiofonica, la prima in vetta era Elodie con il brano Andromeda, a seguire i Pinguini Tattici Nucleari, Diodato, Francesco Gabbani e per ultima in graduatoria Tosca. Mentre per quanto riguarda la classifica Spotify, in vetta c'è Diodato, che ha venduto 830.000 riproduzioni e dunque con il brano Fai Rumore va verso il disco d'oro. I Pinguini Tattici Nucleari ne hanno venduti 592.000 e Francesco Gabbani 509.000. Al quarto posto Achille Lauro con 456.000. Al quinto Elettra Lamborghini 446.000. Al sesto Fasma 414.000. Settima Cielo di 359.000. All'ottavo Levante. Al nono Rancore. Al decimo Le Vibrazioni. Che ne pensate di questa classifica? A voi i commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace.
registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.